Una scoperta in fisica e anche logicamente in fisica delle particelle avviene quando un claim, quando una proposta di una scoperta viene accettata dall'intera comunità. E questa è la forza della scienza, cioè uno fa un avanzamento nella scienza quando uno ha degli argomenti abbastanza forti per convincere i propri colleghi, i peers, che quello che uno ha misurato o quello che uno ha pensato è effettivamente una cosa che va nella direzione giusta. E questo avviene in vari modi, avviene perché viene fatto un seminario e poi le persone che ascoltano quel seminario escono fuori convinte. Un aspetto importante è pubblicare un articolo su un peer review journal, su un giornale con referato da colleghi. E quindi questo è come avviene una cosa. Logicamente, quando io faccio un claim, quando io propongo un nuovo risultato, uno cerca anche di quantificare, perché la scienza, la fisica è una scienza quantitativa, quindi cerca anche di quantificare la probabilità che quello che ho osservato è effettivamente, per esempio, qualcosa di nuovo, oppure qual è la probabilità che quello che vedo avviene perché sono fenomeni noti che sono però apparsi in maniera un po' abnorme. Quindi uno quantifica in probabilità che quello che io vedo è un'espressione di quello che si chiama segnale di fondo, cioè di altri eventi diversi dal claim. E uno usa a dire che c'è una strong evidence quando questa probabilità è più piccola di 1 su 1000, e viene detto anche 3 sigma. Oppure uno dice tradizionalmente che c'è una scoperta quando questa probabilità è minore di 5 sigma, che corrispondono a circa 3 parti su 1 milione. Però alla fin fine, una scoperta che è un'evidenza matematica minore può essere accettata subito dalla comunità perché il metodo sperimentale è evidente e il suo footprint, la sua segnatura è chiara, oppure una scoperta che ha 5 sigma può essere rifiutata dalla comunità perché alla fine nessuno poi veramente crede a quelle 5 sigma come sono calcolate. Per la scoperta del bosone di Higgs ha preso tempo, intanto perché le cose nella scienza avanzano lentamente, per costruire l'LHC ci sono volute decine di anni, per costruire l'LHC e gli esperimenti. Un'altra cosa diversa che da quando qui al CERN venne scoperta la Z, poco dopo la partenza della macchina venne annunciata questa scoperta. E questo perché la Z ha un segnale, ha un'immagine, una carta d'identità che è diversissima da tutti quanti gli eventi di fondo. Quindi, cioè, vedere una Z nelle collisioni protone-neutrone è come vedere un papavero in un campo di grano. Una cosa rossa che si vede subito e quando la vedi non c'è dubbio, quello è un papavero. Cercare l'Higgs è un po' come andare a cercare una pianta di mais in mezzo a tante piante di grano. Quando sono piccole sono identiche, quando crescono sono un po' diverse e io devo studiare molto bene e casomai portarle da un botanico per dire effettivamente questo è un Higgs oppure un evento di fondo, è un mais o è un grano. Quindi per questo motivo ci vuole tempo. Abbiamo dovuto raccogliere molta evidenza e piano piano questa evidenza è stata accumulata in questi 2 anni. Trovare l'Higgs dà una risposta importantissima. Nel modello standard, quelli che si chiamano i bosoni di gauge, cioè quelli che trasportano l'interazione, il fotone, il W e la Z, sono fratelli ma anche molto diversi. E il fotone ha massa 0, il W e la Z hanno masse di 80 e 90 GeV. All'inizio, diciamo, il modello standard le aveva perfettamente simmetriche queste 3 masse, cioè al momento del Big Bang le 3 masse erano uguali, ma la simmetria si è rotta a causa di un'interazione col campo di Higgs. Questa qui è una congettura, questa è un'idea messa avanti da Brout, Englert e Higgs negli anni 60, che però non aveva nessuna prova provata. Quindi noi fino ad oggi abbiamo vissuto vedendo tutti i giorni fotoni di massa 0 e spesso Z e W di massa 80 e 90 GeV, ma non avevamo mai una prova di perché. La scoperta del bosone di Higgs dice che effettivamente questa congettura era corretta.
E questo è un avanzamento importante nel campo della fisica delle particelle. E il prossimo passo è andare a vedere se questo bosone di Higgs si comporta esattamente come il bosone di Higgs previsto dal modello standard o no. Cioè bisogna misurare le proprietà, bisogna andare a cercare questa pianta di mais e andare a vedere in dettaglio esatto com'è, se è un tipo di mais americano, un mais tedesco o un mais di un altro tipo. E quindi andare a misurare per capire tutti i dettagli del bosone di Higgs, e abbiamo davanti due strade, se volete. Una, che il bosone di Higgs si comporta come esattamente il bosone di Higgs del modello standard, e in questo caso il modello standard può dormire tranquillo per i prossimi molti anni, perché la sua validità praticamente dovrebbe essere confermata fino ad energie molto più alte. D'altra parte, questo bosone di Higgs potrebbe non essere esattamente quello previsto dal modello standard, e quindi le sue proprietà, a cui il bosone è molto sensibile se non è quello del modello standard, quindi uno potrebbe trovare una differenza tra quello previsto dal modello standard e le proprietà dell'Higgs, e questa differenza potrebbe puntare a un nuovo tipo di fisica che non abbiamo ancora capito. Non dimentichiamoci che nell'universo sappiamo che c'è una quantità enorme, circa il 30% della massa dell'universo, fatta di materia oscura. E non abbiamo ancora una spiegazione di cos'è questa materia oscura. Questo è un problema sperimentale molto importante, e che molti legano al bosone di Higgs. Per esempio c'è una teoria che si chiama supersimmetria che lega il bosone di Higgs alla materia oscura. Quindi, diciamo, il bosone di Higgs potrebbe essere, con delle proprietà non conformi, potrebbe essere la prima evidenza di vedere un qualcosa che spiega la dark matter. È un periodo molto bello, sicuramente divertente, sicuramente interessante vedere tutta questa grande comunità che lavora in maniera coerente, e sicuramente è una scoperta molto 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 importante per il CERN, per il campo della fisica delle alte energie, e anche perché apre domande nuove, e quindi questo è se volete sempre cioè avere domande nuove implica che ci saranno nuove risposte, che si capirà di più, e questa è sempre la cosa più importante. Penso che la comunità italiana è molto presente in questa scoperta. La comunità italiana ha un'importanza molto grande qui al CERN, per esempio il vice direttore del CERN, il direttore di ricerca Sergio Bertolucci, è un dipendente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e ci sono molti fisici del laboratorio, fra cui io, che sono italiani e che hanno partecipato sia nella costruzione della macchina, perché non dimentichiamoci che questa macchina funziona così bene perché c'è stata grandissima attenzione e accuratezza nel costruirla, e ce ne sono tanti qui al CERN di ingegneri bravi sulla macchina, per nominarne uno per tutti, Lucio Rossi, che è stato responsabile di questi magneti superconduttori così complicati, e quindi la comunità italiana è molto presente.